Benvenuti, io sono Alice e questo è un canale in cui si parla soprattutto di libri e arte. Come detto nel precedente video, questo sarà un po' diverso dai soliti legati alle letture del mese, però avrà sempre a che fare con il mondo dei libri. È da un po' di tempo che sto pensando di fare questo video in cui parlo delle motivazioni che mi hanno spinta a leggere e allo stesso modo mi piacerebbe sapere cosa ha portato voi a intraprendere questo percorso. Ho sempre amato leggere e sfogliare libri con illustrazioni. Ho iniziato all'asilo a capire quali fossero un po' le illustrazioni che preferivo e da lì a cominciare a leggere qualche piccola parola. Ci sono dei libri che sono rimasti un po' nella memoria di quello che è stato il punto di partenza. Da allora quindi ho cominciato a capire quanto potenziale avessero e quanto mi piacesse in realtà avere delle storie come tornaconto dalla lettura di questi libri. L'obiettivo di oggi quindi è di vedere insieme quali sono stati i primi, quelli che ho apprezzato e che sono diventati poi un punto di riferimento per me anche da adulta. Adesso sono in una postazione diversa perché sono in mansarda ed è dove tengo la maggior parte dei libri che avevo da bambina e alcuni di questi sono anche qui in scatoloni o altri armadi, senza ordine, senza ricerche di significato. È soltanto un modo per condividere con voi quali sono stati i libri che ho avuto vicini nei primi anni di lettrice. E quindi vi invito a fare lo stesso, a scrivere qui quali sono invece i vostri libri che sono rimasti un po' nella memoria e se magari qualcuno di quelli che vi illustrerò sarà allo stesso modo condiviso da voi. Iniziamo! I libri di Roald Dahl penso abbia fatto compagnia a molti di noi, sia da piccoli che in realtà ancora oggi, visto i numerosi adattamenti che fanno delle sue storie. Una cosa che ho sempre apprezzato tantissimo e che mi ha portata a leggere sempre di più le sue storie è stato anche il contributo dato dall'illustratore Quentin Blake, che credo sia sempre riuscito a trasmettere perfettamente lo stile dello scrittore. Roald Dahl ha avuto molto successo anche nell'ambito cinematografico, infatti oltre alla Fabbrica di cioccolato che abbiamo visto ormai in diverse edizioni, in diversi remake, nell'ultimo periodo sono stati realizzati anche 3 cortometraggi da Wes Anderson, i quali poi sono stati distribuiti tramite Netflix. Il cigno, il cacciatore di ratti, veleno, la meravigliosa storia di Harry Sugar. Magari li avete visti anche voi. E grazie a Wes Anderson sono riusciti a portare la stessa stranezza e senso di spaesamento che mi lasciavano allora le illustrazioni di Quentin Blake. Gli altri libri che ho letto scritti da lui penso di averli presi in biblioteca, motivo per cui non ce li ho con me, però già questa triade mi piace parecchio. Il giardino segreto di Francis Hodgson Burnett, scritto nel 1910, mi aveva rapita quando ho iniziato a leggerlo, so di aver fantasticato tantissimo sulla possibile conformazione di quel giardino di cui si parla tanto all'interno del libro, della recinzione in cui devono provare ad entrare la protagonista e il suo nuovo amico. Era una continua scoperta, di pagina in pagina ti immergevi in questa storia. E ne ho sempre desiderato uno, o meglio, ho sempre desiderato cercare qualcosa di nascosto all'interno di un giardino. So di aver visto anche un film al riguardo, però in quel caso è una storia che ho letto da bambino, quindi vedere un'ambientazione differente da come te l'eri immaginata non è stato altrettanto piacevole. Con il battello a vapore si apre una categoria immensa e qui purtroppo non sono riuscita a trovare nei vari scatoloni quelli che mi piacevano di più.
Tra questi si salva La strega della montagna, però ricordo che ce n'erano molti altri che apprezzavo. Storie di fate e folletti, scritte e raccolte da Philip Hawthorne, illustrazioni di Stephen Cartwright, libro che ho letto tantissime volte e per l'appunto sono tutte storie riguardanti fate, folletti, creature magiche in generale. Sono stati anche un buon allenamento per provare a imparare a disegnare qualcosa, anche una volta terminata la lettura del libro. Un arricchimento di questa lettura erano delle paperelle disegnate come questa qui, sparse in tutte le storie, in tutte le varie illustrazioni. E quindi c'era il gioco nel gioco, la lettura e la ricerca. Mi identificavo, e in realtà ancora oggi, soprattutto in questa bambina che si chiamava Alice, e raccoglieva i vari oggetti strani che trovava nella sua giornata, mettendoli poi in una scatola di fiammiferi. Altre paperelle da cercare e selezionare. Non ne ho mai cerchiati i libri da piccola, lo faccio molto più facilmente ora. Guardando questi libri che vi sto facendo vedere, sto constatando che molte delle cose che attualmente apprezzo derivano probabilmente anche da questo. Io vivrei subito in questa casa. Molta natura, molte parti magiche e misteriose, lo stile cottagecore. Come sarà visibile anche in quest'ultimo libro che vi farò vedere, che conoscerete sicuramente, ed è Il mondo di Beatrix Potter. Probabilmente l'immaginario alla base dello stile cottagecore. Pieno di animali carini che fanno cose umane. Sulla vita di Beatrix Potter, un film che consiglio di guardare è questo. E negli ultimi anni hanno pure fatto un museo in cui vengono raccontate un po' le vicende della vita di Beatrix Potter e vengono presentati anche i protagonisti e le sue storie. Questa è un'immagine usata tanto anche per i meme. Questi sono i libri che mi hanno influenzata di più da bambina e mi hanno spronata a leggere ulteriormente, a cercare nuovi scenari e provare anche un pochino a imparare a disegnare, grazie a questi illustratori che vi ho presentato oggi. Sarei curiosa di sapere quali sono i libri che invece hanno segnato la vostra infanzia e che ricordate con affetto oggi. Se vi può far piacere, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con le letture del mese di luglio.